Salutiamo tutti gli associati di Palermo Fumetto, siamo qui allo stand Yamato con il responsabile. Fabrizio Ferrario, della Yamato Video. Presentati un po', presenta anche la Yamato. Presento la Yamato. Allora, la Yamato è una società che è nata nel 1991, 22 anni che siamo sul mercato. Per la seconda volta siamo arrivati ad Etna Comics perché crediamo in questa fiera e speriamo che prosegua per tutti gli anni. Quindi vi trovate particolarmente bene qui? Sì, ci troviamo bene e siamo contenti anche dell'organizzazione. Per quanto riguarda le prossime uscite, quali sono quelle previste? Allora, prevediamo per Lucca l'uscita del primo film della trilogia di Berserk e poi finalmente, dopo tanto tempo, in DVD e in Blu-ray, la serie di Jet Robot The Last Day, sempre a Lucca. Invece per quanto riguarda gli anniversari, quali sono imminenti? Allora, l'anno prossimo l'anniversario più importante è quello di Crimi. Infatti prevediamo di portare l'autrice di nuovo in Italia e non è escluso che la inviteremo qui ad Etna Comics. Quindi su cosa puntate per il prossimo anno? A parte Crimi e tutti i personaggi di Akimi Takada, l'anno prossimo vorremmo puntare sempre su Gonagai con le altre serie disponibili, che sono gli altri Jet Robot e altri robot. In base a cosa scegliete le serie da pubblicare? Allora, diciamo che le scegliamo in base a quello che ci piace. Non è una scelta commerciale, di solito è una scelta più di tatto, e a volte prendiamo delle cantonate, come si usa dire, perché non vendono, come è stato per scegliere Deon. Però vabbè, seguiamo un po' anche il mercato in realtà. Invece cosa ne pensate del doppiaggio Mediaset, che spesso è diverso da quello dei DVD? Il doppiaggio di Mediaset è dettato da esigenze televisive, chiamiamole così. Noi adesso abbiamo anche un canale su Sky che si chiama Manga e ci rendiamo conto che le leggi sono proprio contro la libertà di espressione. Anche noi siamo costretti a censurare o addirittura a spostare dopo la mezzanotte dei cartoni animati. I fans aspettano la serie del 2005 di Maya, parlane un po'. La serie del 2005 la volevamo fare, il problema è che è incompleta, quindi come si fa? Vorremmo evitare di fare un prodotto che poi rimane col punto interrogativo. Quindi perché? Vi chiedete se rischiare o no? Per il momento l'abbiamo lì in sospesa, poi vedremo. Come mai molte serie non vengono rimasterizzate, come per esempio Wolf Rain, che si aspetta? Allora, sono serie editate da una società che era la Shin Vision. Sono ancora bloccate perché la società è in liquidazione, quindi i diritti sono ancora, fanno capo ancora a quell'azienda. Appena si libereranno, nel caso di Wolf Rain, sicuramente qualcuno le realizzerà. Va bene, grazie per l'intervista, è stato veramente un piacere. Prego.